L'amministrazione comunale e la cittadinanza hanno voluto onorare i campioni del karate che, sotto l'egida della Renbukan, si sono resi protagonisti della recente partecipazione ai campionati mondiali di karate Schiff Shotokan, andati in scena a fine agosto 2023 in Ungheria. Una serata speciale a Rivarolo, svoltasi lunedì 25 settembre, fatta di presentazioni, premiazioni ed applausi, svoltasi nella bella cornice della sala consiliare del municipio, dove il maestro Giacomo Buffo, il suo staff e gli atleti che hanno vestito l'azzurro della nazionale sono stati accolti ancora una volta da trionfatori. Perché la trasferta di Ghiora ha nuovamente sottolineato la bravura, la determinazione, la forza e il sacrificio di questi ragazzi e di queste ragazze, i quali, in clima familiare ma seguendo dettami rigorosi, crescono non solo sportivamente parlando, ma pure sotto il punto di vista umano. Ad attendere i reduci dai mondiali in terra magiara e da fare da padrone di casa, il sindaco rivarolese Alberto Rostagno, il vice Francesco Di Emoz e l'assessore allo sport Helen Ghirmu, nell'occasione affiancati da Pasquale Mazza e Claudio Betaz, Maria Costantino e Fabrizio Ferrarese, ovvero i rappresentanti dei comuni di Castellamonte, Barbania e Ceconio, nei quali risiedono alcuni dei protagonisti del recente trofeo iridato. La conferenza stampa è stata l'occasione per ripercorrere, attraverso video ed immagini, le gesta degli atleti della Renbukan, che hanno confermato appieno il cammino di maturazione condotto in questi anni dalla realtà canavesana. L'iniziativa, introdotta da Giorgio Terzano, è stata l'occasione per consegnare gli attestati di merito ai componenti del club, che hanno tutti ben figurato, dando il proprio apporto fuori e dentro al tatami. Senza dubbio, menzione speciale per Giulia Buffo, capaci di arricchire un palmarès personale di per sé già straordinario, aggiungendoci un argento a livello individuale nel comité, nonché due bronzi a squadre, peraltro nonostante un infortunio che ha rischiato di precluderle il cammino mondiale. E proprio per questa sua determinazione e forza di volontà, le è stata anche consegnata una targa con una dedica molto speciale. Tra i protagonisti dell'incontro rivarolese, il trio composto da Marco Buffo, Lorenzo Terzano e Riccardo Carlino, argento nel kata a squadre alle spalle soli giapponesi, mentre i riconoscimenti sono stati assegnati agli altri componenti della squadra canavesana, ovvero Giorgio Padoan, Daniele Tomaino, Alessandro Sacco, Andrea Marangoni, Cristina Rusu, Matteo Cavallero, Giulia Capretto, Giuseppe Figliuolo, Fernando De Lio, Guido Romanetto, Daniela Amato e Clara Mazzanti. In occasione dell'appuntamento di lunedì sono stati ospiti anche Rebecca Lanzoni della palestra Shogun di Mantova, che è stata insieme a Daniele Amato da supporto sotto alcuni aspetti al maestro Massimo Angeloni, coach del nazionale. Erano presenti anche Claudia Iorio e Stefano Contiero, rispettivamente di Strambino e Cigliano, i quali hanno preparato in estate i mondiali insieme al gruppo Renbukan ed in Ungheria hanno finito per salire pure loro sul podio. Tanta la soddisfazione, tirando le somme per l'ennesima serie di risultati, che non solo ha posto in risalto la società rivarolese, ma ha permesso al territorio canavesano nuovamente di salire agli onori della cronaca sportiva internazionale, confermando che impegno, sacrificio e serietà portano sempre lontani.